di 8.000 tifosi dell'Inter al Bentegodi, gran caldo oggi a Verona, se ne accorge subito Mourinho. Nel Chievo c'è Pinzi squalificato, Tralangella, Bentivoglio dietro le punte, un turno di squalifica anche per Ibrahimovic, allora terza da titolare per Crespo tra campionato e Coppa Italia. Prolungata combinazione nerazzurra, Balotelli, Maxwell, Figo, Stankovic, è lontano Fre. Cambiasso potrebbe provare subito con il destro, preferisce la soluzione Mancina, difettosa la respinta di Sorrentino, prontissimo Crespo, secondo gol per lui in questo campionato, ha fatto centro anche nella gara precedente al Bentegodi nel febbraio del 2007, l'Inter sempre in gol nelle ultime 7 partite in casa del Chievo, brucia sul tempo Moreno, Crespo, poi Balotelli contro Mantovani. Difettoso l'intervento di Sorrentino, chance per Figo che trova prima la deviazione di Fre e poi il palo, Inter vicinissima al raddoppio. Mourinho vuole che non cali la concentrazione dei suoi, invece sbaglia Maxwell. Allora Bogdani, Marcolini, il sinistro è strepitoso, rimane fermo Giulio Cesar. È il 300° gol in Serie A del Chievo, il 5° in solo campionato per Marcolini, suo record personale. Notevolissimo questa conclusione che vale il pareggio, poi la disperata Rigoni su Zanetti, sembra vedere bene De Marco perché il giocatore del Chievo prende la palla, l'arbitro ha lasciato proseguire. Marcolini, Pelissier a vuoto, Cordoba, Pelissier vicinissimo nella deviazione aerea all'angolo sotto l'incrocio dei pali, ammonito Morero, era diffidato, salterà per squalifica Genoa Chievo. Ripresa, eccellente il colpo di tacco di Crespo, altruista Cambiasso. Balotelli si vede respingere due volte da Fre la conclusione, è libero Figo, ma sbaglia tutto con il destro. Al 12° Cruz al posto di Crespo. Dopo l'intervento di Morero, rimbalzo, il lampo di Balotelli, il gol di un giovane supercampione. Balotelli zittisce i tifosi del Chievo che lo avevano fischiato, 7° gol per lui in campionato, una rete di cui è difficile già avere l'idea, realizzazione eccellente. Davvero super Balotelli, l'esultanza di Giulio Cesar, l'Inter ancora in vantaggio ma non si arrende il Chievo. Mantovani, arriva Luciano, piatto destro e gol, Luciano, proprio lui, ex Inter, secondo gol per Luciano in questo campionato, in 5 dell'Inter su 2 avversari, ma nessuno si è preoccupato di Luciano, l'esultanza di Carlo, grande soddisfazione. E poi viene negato un rigore al Chievo al 40° perché De Marco non vede la netta trattenuta di Cruz ai danni di Sardo che era subentrato a Mantovani. Non viene fischiato un rigore contro l'Inter dal marzo del 2008, parlo di campionato, cioè 47 giornate. C'è anche nel finale l'ammonizione di Cruz che era diffidato, salterà per squalifica Inter Siena, fair play tra Mourinho e Di Carlo. Di Carlo che vede sempre più vicino alla salvezza del Chievo, deve ancora attendere per i festeggiamenti l'Inter, possiamo staccare con